preso una maricinellina, bricinellina, bricinellina con l'acqua calda. Ciao ragazze e ciao ragazzi, finalmente questo video, sono troppo contenta di farvi questo video perché è un video che volevo fare da un sacco di tempo, di una ricettuzza cosmetica. Voi sapete che ho anche un secondo canale in cui faccio vedere tante ricette sane e leggere di cucina, casomai lo lascio nel box informazione. Invece qua vi faccio vedere tutte le ricettine mie cosmetiche, però spesso utilizzo anche ingredienti casalinghi, quindi che avete nelle vostre cucine. Quindi molto spesso gli ingredienti si somigliano, sia che dovete mangiare sia che dovete fare cose cosmetiche. Questo è proprio uno di quei casi in cui voglio far vedere un rimedio naturale, veramente una ricetta super semplice che potete fare spendendo pochissimo, avendo un risultato davvero bellissimo. Quello che voglio far vedere è un metodo per pulire la pelle. Non è né uno scrub né una maschera viso, è un po' un insieme di queste cose, ma è principalmente un trattamento per pulire la pelle. Cioè, se avete brufolettini, punti neri, insomma tutte queste imperfezioni e volete pulire la pelle, averla luminosa, morbida, lucida, questo funziona tantissimo, meglio di tanti prodotti super miracolosi in commercio che costano tantissimo e contengono solo schifezze, ragazze. E allora io praticamente ho sto brufolettino, guardate, senza trucco, senza inganno, vi faccio vedere tutto, anche i miei brufolettini. Adesso voglio sconfiggere anche un po' di punti neri qua sul naso, insomma ci sono un po' di schifezzine sul mio viso perché anche io sono umana e ho queste cose. Quindi adesso facciamo questa ricettina super semplice. Quello che vi occorre è la farina di avena. Allora, vi voglio proprio far scoprire, ragazzi, le proprietà della farina di avena, che appunto, come vi ho detto prima, nel mio secondo canale vi ho fatto vedere tante ricette di cucina, perché è anche buona da mangiare come farina, è una farina proprio speciale, ma anche a livello cosmetico. Quindi se la comprate ci fate un po' tutto. E la farina di avena io l'adoro anche per le ricette cosmetiche, perché pulisce tantissimo la pelle, appunto tende un po' a eliminare i rossori, le imperfezioni, purifica la pelle, appunto la illumina, no? Fa questo colorito candido, veramente ha anche un effetto un po' sbiancante per le macchie. Quindi questo trattamento va bene sia per i brufoli sia per le macchie post brufoli, insomma un po' per tutte le imperfezioni della pelle. E appunto vado a mettere in questa ciotolina la mia farina di avena. Di avena ha una consistenza come tutte le altre farine, no? Ha un colore bianco normale, farina insomma, però veramente è speciale anche per il viso. Pulirsi il viso con la farina di avena è una cosa ottima, appunto contro le macchie della pelle, contro i brufoli. Considerate che la farina di avena la trovate in qualsiasi supermercato, io la utilizzo appunto per fare il porridge, quindi la mangio veramente tantissimo, si trova ovunque, quindi di facile reperibilità. Ne metto un po' in più perché io vado a fare questo trattamento anche per i giorni successivi, cioè questo lo potete preparare, lasciarlo nel bagno e lo utilizzate ogni giorno. Ecco qua, messa la farina qua dentro, adesso ci vado ad aggiungere un altro ingrediente super miracoloso, che è il limone. Il limone, ragazzi, ha un potere purificante tantissimo, quindi per le imperfezioni, i brufoli, ma anche un potere sbiancante, quindi praticamente per le macchiette post brufoli, pulisce tanto la pelle. Il limone è un grande alleato della pelle, quindi io vi consiglio di metterlo, non tantissimo, ne basta qualche goccina, non fateci cadere gli ossicini, mi raccomando, qualche goccina di limone. A questo punto, ragazzi, il miele, altro ingrediente super miracoloso e fantastico, perché il miele è molto addolcente, molto lenitivo, è un ingrediente anti-acne, anche contro i brufoli, contro le macchie, contro i punti neri. Il miele è fantastico, oltre ad ammorbidire, illuminare la pelle, quindi io vi consiglio di metterlo. Aggiungete un po' alla volta e mescolate fin quando non vi viene uniforme. Avete visto che non ho messo l'acqua, quindi vi verrà una cosa super uniforme a base appunto di miele, ricca di miele e farina d'avena, quindi verrà proprio una cosa super densa, guardate com'è bella.
Allora ragazzi, la consistenza che vi deve venire è tipo così, vedete? Tipo la consistenza di un detergente, più o meno, per capirci. Perché questo in effetti è un po' un detergente per il viso. Vi ho detto che serve per pulire il viso da tutte le schifezze, tutte le imperfezioni. Ecco qua, quindi vi deve venire tipo un gel detergente viso, così. Poi vi regolate voi. Però questa è la densità giusta, vedete, in modo che voi lo potete usare sul viso. A questo punto, se volete proprio, ma questa è una ricetta così semplicissima, avete visto, 3 ingredienti e spacca, è fantastica. Se proprio volete arricchirla ancora di più, ci mettete 3 gocce di un olio essenziale a vostro piacere, il tea tree oil, oppure quello di limone, o quello di rosmarino, lavanda, quello che volete voi, uno di questi qua, la salvia, anche ottimo. Anche quello di cannella, però giusto 2 gocce, che quello può essere irritante. Io ci metto quello di lavanda ed è fantastico, ha anche un ottimo profumo, quindi adesso vi faccio vedere anche come lo utilizzo. Ecco qua ragazzi, quando faccio queste cose faccio sempre la treccia, mi levo i capelli per stare bella ordinata. E adesso vado a mettere questo qua sul mio bel visino. Non c'è bisogno di prendere nulla, così lo applicate sul viso, è tipo un detergente, guardate che fantastica consistenza, e così deve essere, tipo cremoso. Applicatelo sul viso asciutto, così. E quando lo applicate, massaggiatelo bene bene, di modo che penetra bene bene sulla pelle. Anche se non ha granuli, ha una funzione comunque esfoliante, perché vi ripeto che la farina ha le saponine, pulisce benissimo la pelle, poi c'è il limone che esfolia comunque perché ha un pH acido, poi c'è il miele che è fantastico, illumina tantissimo l'incarnato e lo pulisce. Lo mettete, mettetelo proprio dove avete tutte le impurità, ma lo potete mettere ovunque, su tutto il viso. E va bene sia per chi ha la pelle secca, pelle grassa, va bene per tutti, anche per contrastare le rughe, perché è super super ammorbidente e nutriente. Massaggiate, massaggiate, massaggiate. Vedete, questo mi resta. Ma dopo in bocca, com'è buono, ovviamente sa di miele. Lo mettete in un barattolino chiuso, tipo quelli là delle creme, col tappino. E lo lasciate nel vostro bagno, adesso che è inverno, tranquillamente. E domani lo prendete di nuovo e vi lavate di nuovo il viso con quello là. Se avete per esempio tanti brufoli, tante macchie, qualsiasi cosa vi irrita, non sapete come fare, non utilizzate nessun detergente viso, utilizzate questo qua per 2-3 giorni consecutivi. Vi faccio vedere come la vostra pelle migliora. È fantastico ragazzi, è veramente una cosa spettacolare. Adesso lasciamo in posa proprio 2-3 minuti, ma proprio una cosa velocissima, e poi ci sciacquiamo. Preso una bacinellina, bacinellina con l'acqua calda, perché vi voglio far vedere. Ovviamente voi tutto questo lo fate nel bagno, Cioè praticamente vi voglio far vedere sta cosa, che voi nel bagno prendete acqua calda e massaggiate, e fate in questo modo, cioè sotto l'acqua, no? Bagnate un po' le mani, aggiungete un po' d'acqua, cioè voi in questo modo continuate a massaggiare, vedete? In questo modo penetra sempre, anche con l'acqua calda, praticamente il miele si scioglie, penetra, il limone penetra, vedete? Quindi continua il vostro trattamento di bellezza anche mentre vi sciacquate. Fin quando la vostra pelle sarà completamente pulita, bianca, libera da tutte le imperfezioni. Potete anche utilizzare, ragazze, una spugnettina o un panno in microfibra, poi vi asciugate con l'asciugamano e vi rendete subito conto che la vostra pelle è molto più pulita e candida. Io questo mi trovo benissimo a farlo nel periodo ad esempio tipo del ciclo, che ho un po' di imperfezioni in più, lo uso proprio nei giorni successivi, mi lavo proprio il viso con questo qua. Quindi vi ho voluto fare sta cosa perché spesso alcune ragazze mi dicono: non sopporto nessun prodotto, i brufoli, le macchie. Provate, è una cosa semplice che funziona davvero. Vi rimando a blog www.caritadolce.com per tutte le sostituzioni, altre informazioni. Come sapete, vi scrivo sempre un post correlato ad ogni video con tutte le informazioni utili, quindi adesso vi metterò là tutte le cosine utili. E mi raccomando, nei commenti fatemi sapere se provate questa ricettuzza, come vi trovate. Vi mando un bacio grandissimo. Se siete nuovi, iscrivetevi al canale e al prossimo video. Ciao, 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 ciao. Ciao.
Thank you.